Bene, allora sono sempre molto emozionata quando sento i valzer a 8, un po' perché ovviamente sono stati suonati egregiamente dai nostri musicisti, un po' perché non ho mai imparato a ballarli e quindi ogni Ah, volta che mi che li rubi la battuta. sento, ebbene sì, ogni volta che li sento, insomma, sono un po', come dire, Neanche io so ballare valzer a 8, no, sia è chiaro, è una vero però. confessione pubblica, Sì. non sappiamo ballare i valzer a 8 e va A volte neanche bene. accorgersi che sono valzer a 8, però. Questo soprattutto è il problema principale, se non c'era scritto qui non ce ne saremmo accorti, ma questa è un'altra storia vincente. Torniamo un attimo con la linea alla nostra regina dei social. Vai Fosca. Troppo buona. Ok, abbiamo qualche domanda, quindi io intanto le faccio e poi dopo ritorniamo in regia, anzi no, in regia, scusatemi, sul palco, così abbiamo Maria che... Oppure chiunque voglia porre le domande ai nostri ospiti. Quindi abbiamo diverse domande per Lippo e Franco. La prima è più importante secondo me. Il miglior vino per una serata a base di piva. La seconda, anche questa è molto importante, soprattutto per un regalo a Franco. Qual è la birra preferita di Franco? Ci spoilerano al miele, vogliamo una conferma. Qual è il brano che vi siete divertiti di più a comporre, ci chiedono oltretutto. E inoltre una domanda è, Franco, tu hai parlato di un museo, ci potresti ripetere qual è il nome? Per Simone, invece, volevamo sapere, abbiamo visto il tuo video, no? E ogni tanto abbiamo visto i vecchietti che reagivano in maniera strana. Quindi volevamo anche da te, non so, una descrizione un po' di come te li trovavi di fronte e di come reagivano. Inoltre, io anch'io ho una domanda, scusatemi se è poco, però la copertina del CD di Franco e Mario, da dove è venuta e soprattutto come mai avete utilizzato un albero e se non sbaglio è un cervo? Diciamo che per ora le domande sono finite. Vi ricordo di rispondere anche alle domande che hanno fatto di nuovo Guido e Fabio, che vi ricordo di nuovo che c'è un premio in palio. E ripasso la parola a Maria. Bene, grazie mille Fosca e a questo punto partiamo dalla domanda che è stata fatta dai social, appunto. Com'era la reazione delle persone che ti trovavi davanti? Erano subito accoglienti o un po' timide? Come reagivano? No, non ho capito, strano, forse i primi. Insomma, Ok. delle volte chiaramente tu arrivi soprattutto da straniero, con lo zaino, Impolverato, A piedi, sporco, sì. puzzolente di sudore e tutto. E la reazione normale della gente è chiudere tutto a chiave, perché loro comunque vivono Chiamare le forze per le cose aperte. dell'ordine. O magari la sera prima non mi hanno visto con la tenda a dormire nel parco, si sono preoccupati. Però poi in altre circostanze, proprio questo metodo di investigazione così a tempi Diretto liberi, anche, perché chiaro. comunque non avevo il budget, però anche non avevo dei tempi, appunto, perché non dovevo stare dentro. Quindi magari potevo fermarmi lì delle settimane intere con questa gente, magari negli ultimi, per esempio, il signore con le tejoletas, siamo stati lì, sono stato lì una settimana, un po' di più, quindi era più una cosa quasi di essere in casa loro. Quindi, lì si Assolutamente. lasciano Entrare andare piano piano, a no? qualunque altra, oppure si vedeva il signore nella taverna. Non so se si è notato, chi presenta sembra uno del paese, che fa quasi da presentatore, da guida, Sponsor fa da della Maria. taverna. Virgilio del paese. Esatto, la taverna Esatto, migliore, non allungano quindi il con questo signore lo vedevo tutti i giorni già da un po', e sono riuscito, è venuto naturale che lui poi venisse con me e mi presentasse queste persone, Chiaro. questi personaggi che già hanno un rapporto con lui più aperto e Continuativo, certo. dopo è Perché tutto la amara più. verità è che la nemica della socialità è l'assenza di tempo. Se hai tempo di Esatto, approfondire piano i piano. Tu bisogni. ce la vivi fortunatamente, quindi anche noi possiamo godere del tuo lavoro. Ma tornando sui temi principali, prima stavamo parlando di Balfolk. Che è un tema, no, che sta a cuore a molti di noi per ovvissimi motivi. Prima parlavamo di tradizioni che
che si stanno perdendo o sfilacciando, no? Anche per l'arrivo della modernità, ma fortunatamente non sempre è così, e quindi in alcuni paesi, in alcune realtà ci sono anche dei giovani che cercano, no? Di portare avanti appunto queste tradizioni antiche. E quindi a questo proposito vediamo subito un'altra clip, anche questa viene dalla Spagna, e poi la commentiamo insieme. Prego. Cuando seamos mayores y esto no sigue, pues se va a perder igual que en otros sitios se está perdiendo ahora. Lo veíamos hacer y siempre en todas las fiestas y eso bailábamos, y empezar a tocar, no sé, era más atractivo visualmente. Y nada, hasta un día que cogimos la pandereta y practicando, igual que quedabas para ir al parque, pues nosotros quedábamos y tocábamos a veces la pandereta. Y es eso. Quindi, Simone, c'è speranza o tutto sommato sono gli ultimi scampoli? Questo è uno dei casi più rari in cui appunto la tradizione è ininterrotta, però la gente che la vive è giovane. Cioè, questi avevano 25 anni, facciamo. Però con una differenza, che la differenza è che mentre le loro nonne, o insomma quelli che gli hanno insegnato, avevano la scioltezza di inventare dei versi nuovi, di parlare della loro vita, del momento, loro magari non se la sentivano di scrivere dei versi, una jota sulla loro vita, di andare in WhatsApp, cioè cose della quotidianità loro non ce le mettono, mentre una volta era quello che si faceva. Quindi in un certo senso sì, è una trasmissione diretta, però di cose già del passato. Ok, non è più fresca, attuale, cioè non racconta più del presente, ma è qualcosa, sì. È un tentativo di salvare qualcosa del sì, passato. Sì, come un museo vivente, che comunque è meglio di niente. Però sì, meglio di niente, però è un segnale di qualcosa che sta declinando, insomma. Loro la vivono comunque nella loro quotidianità, l'hanno imparata da piccoli, e almeno in questa clip che abbiamo sì, visto. Sì, anche perché è un paesino dove le cose sono andate molto più a rilento. Certamente. In altri paesi, magari del Portogallo, più sperduti ancora, l'elettricità e l'asfalto è arrivato 30 anni fa, 40 anni fa, cioè, anni 90. Insomma. E quindi non c'era proprio la modernità, quasi stava faticando ad arrivare. La gente, non c'erano neanche le strade per andarsene, praticamente da lì. Quando poi le hanno fatte, la gente è andata via. Quindi ha abbandonato il paese una volta che ci sono state le strade. Poi e rimanendo invece sul tema del balfolk, inteso come folk prodotto adesso, diciamo, nella contemporaneità, c'è ovviamente tutto un gran discutere se è davvero tradizionale o meno, e noi non vogliamo entrare nel merito di questo, se non per quanto serve a stimolare grandi frasi pesanti e offese nella nostra chat, quindi andate pure pesante. Ma il tema è il balfolk. Vabbè, si può vedere cosa vuol dire tradizionale alla fine. Sì, alla fine era dove volevano arrivare. Alla sono fine scoppiate guerre per molto meno. Molto meno, ma quantomeno forse possiamo essere tutti d'accordo che se lo scopo è quello di riunire le persone, fare qualcosa che le fa stare bene insieme, questo risultato il balfolk lo ottiene. Era quello che era prima e riusciamo a riprodurlo anche adesso. Insomma. A proposito di questo, per dare ulteriore carne alla discussione, farei partire un altro clip sul tema. No es que vayas a ver un concierto, es que es un concierto, una música que va a ser bailada. El balfolk es un movimiento entendido para el festejo, para el disfrute de las gentes del pueblo, donde músicos y bailarines se reúnen y se encuentran en un espacio para festejar. No hay nada que demostrar, simplemente es un tiempo para la celebración, de encuentro. Este concepto de músicas y danzas grupales y danzas sociales hace que
sin tener mucha idea de lo que es el Valfolk, tú puedas integrarte en la danza con cuatro pasos básicos, el propio grupo te lleva. Y esto es muy bonito. Esto te permite, sin tener una técnica o conocer muy bien las danzas, entrar en un festival o en un baile y disfrutarlo, ¿no? Y poder compartir momentos súper bonitos con otras personas. Bene, sulle persone che ballano senza avere tecnica ne sappiamo qualcosa, anche i miei piedi ne sanno qualcosa, i miei stinchi, ma questa è tutta un'altra puntata, ne parleremo poi. Ne parleremo poi in futuro, assolutamente, sì. Ma quindi ti volevo chiedere a proposito appunto di quello che abbiamo appena visto, chiaramente eravamo in Spagna, un concerto Valfolk, tu che hai vissuto da vicino sia la scena Valfolk che quella più tradizionale, diciamo, qual è la tua posizione, il Valfolk? Dove si situa? Tac, che l'abbiamo incastrato, vai, sì. Vediamo. No, intanto per cominciare, per esempio, questo che abbiamo visto, c'è chi può anche non essere d'accordo, non è una cosa monolitica, no? Certo. Sono in questo caso due o tre persone che del documentario, che magari poi sono anche di più, però in questo caso due o tre, ognuno dice la sua, e come la voce, anche in questo caso, più o meno folk, nel senso... È un'espressione che dal basso è come il folk raccontato da chi lo fa, e quindi si può prendere per esperienza personale. La mia esperienza personale, che evidentemente tra l'altro è minore anche della vostra, cioè, a parte l'investigazione, io non ho fatto più altre cose che questo, però ricordo che sono quello che non sa ballare il valzer in 8 tempi e ha imparato la distinzione tra valzer e folk. Però ci siamo ubriacati molte più volte ai festival, vero. Assolutamente, se non so se vale come esperienza, nel caso. Però diciamo che magari più che discorso sul cos'è tradizionale, che può essere tutto quello che è cultura, poi dipende da come si trasmette, però in questo caso magari lo spirito della musica popolare o lo spirito popolare io lo vedo nel Valfolk, perché appunto è una questione di stare insieme, di fare come facevano le signore che abbiamo visto prima, di trovare o creare un'occasione di stare insieme, di fare festa, di socializzare, chiaro. Innamorarsi, anche di corteggiare, sembrava strano che non venisse fuori l'argomento. Ho faticato a trovare questo termine da un'ora, così esatto. Edulcorato e non dire ci altro. Siamo, sì, sì, ma è una cosa che io ho trovato sempre, certo. Anche nei racconti anche delle Jota famose. Ma diciamo, i mai circoli, ma che servono, ma insomma... Benissimo, ok, ci giunge voce dalla regia che addirittura abbiamo un vincitore, una vincitrice, ancora non lo sappiamo, del nostro quiz, e quindi a questo punto linea al bar. Cari amici del Reno Folk Show, siamo qui per dare i vincitori del primo quiz sul Valfolk, ma rivoglio qui con me il mitico e unico inventore della mazurka pelvica, il Duca Conte Fabien. Passo! Che passo! E comunque ricordo a tutti quanti che si dice le grand casson. Non diciamo per che cosa. Va bene, si sa, non c'è bisogno di dirlo. Guarda, vada avanti. Cosa ha scritto qui sulla cartelletta? Non c'è niente, cioè, cosa mi tiene a fare? Ha dei messaggi. Io ho dei messaggi d'amore per il pianeta, è molto importante. Bisogna amare affinché ce n'è. Un bel messaggio. Ma soprattutto abbracciarsi. In quest'epoca, così in cui l'abbraccio è difficile, se vedi qualcuno che proprio te non sopporti, tipo te, tu lo prendi, lo stringi, lo abbracci, bel messaggio. Cioè, deve proprio, tipo, deve venire un blackout, proprio mezz'ora che mangia il buio, così. Qui abbiamo già avuto una saldazzola, e comunque questo non è un bel messaggio. Comunque, diamo i vincitori. Abbiamo due vincitrici da casa, che sono Ilaria Comelli e Alice Genco. Dopo, e poi abbiamo una vincitrice dal pubblico che andiamo a presentarvi, ed abbiamo qui, ed è la signorina Pamela Guardigli. Buonasera, io non ho mai vinto niente. E questa sera ha vinto. No, mai vinto niente. Capito, però questa sera ha vinto. Ma non ho mai vinto niente, me ne rendete conto? Lei è di Bologna, signorina. Non ho mai vinto niente.
non ha mai vinto niente, vabbè, e comunque diciamo, non abbiamo ancora detto qual è il premio che le due ragazze ritireranno poi, invece Pamela può ritirare adesso, può ritirare il suo premio che ha vinto. Vabbè, sì. Comunque sia, è una mazurka pelvica con il Duca Conte e Fabien Casson. Non aveva mai vinto niente, sto giro ha vinto. Ma... scusate, scusate, ma... Ha vinto la mazurka pelvica. Scusi, devo andare via, devo andare a conquistare il mondo, devo andare a prendere il Covid. Vieni qua, te lo passo io il Covid. Non aveva mai vinto niente, però adesso il premio lo ritirerà sicuramente. Ripassiamo la linea alla regia. L'ho presa!